Buongiorno a tutti, grazie, con un grande entusiasmo, soddisfazione e piacere di porgere a tutti voi il benvenuto alla seconda edizione di Euronzo Incontra. Ringrazio tutte le autorità presenti e un grazie di cuore ai signori Ole Enrico Cisnetto, a Danilo Lomauro e a tutto lo staff di Cortina Incontra che anche quest'anno hanno deciso di continuare questa collaborazione con il Comune di Auronzo e con la rassegna gemella Auronzo Incontra. La manifestazione dello scorso anno ha ottenuto un grandissimo successo, era articolata in 8 incontri che hanno ottenuto sempre tutto esaurito, hanno portato qui ad Auronzo personaggi importantissimi del mondo della politica, della società, della cultura italiana. Noi siamo molto consapevoli dell'importanza di questa manifestazione qui ad Auronzo, importanza culturale e sociale sia per i suoi abitanti sia per i turisti, ma anche per la collaborazione che questa manifestazione ha portato tra le due amministrazioni comunali, quella di Auronzo e quella di Cortina, e vorrei ringraziare di cuore anche il sindaco di Cortina Andrea Franceschi che oggi non è potuto essere qui presente. Vorrei inoltre ricordarvi come sia molto importante in un momento come quello attuale di crisi appunto economica continuare a valorizzare la cultura, valorizzare i talenti umani, perché proprio in questi momenti è la cultura che purtroppo risente maggiormente dei tagli da parte del governo, da parte delle regioni, degli enti locali, e questo succede perché troppo spesso la cultura viene ritenuta come un bene intangibile e quindi vengono privilegiati altri settori come ad esempio non so, la scienza, la tecnologia, la difesa, senza invece riflettere sull'importanza che la cultura ha per la società, per l'arricchimento del personale, anche di noi stessi, e credo che la cultura sia importantissima anche per i giovani perché gli dà la possibilità di riflettere sul futuro del mondo, di pensare, di sognare, e credo che questo appuntamento di Auronzo Incontra sia importantissimo perché ci permette proprio di incontrare faccia a faccia personaggi che siamo abituati a vedere solitamente in televisione. Quindi ringrazio di cuore veramente Iole Cisnetto e la ringrazio anche come presidente dell'Associazione Amici di Cortina che con entusiasmo ha aderito alla nostra iniziativa Le Dolomiti a Braccia Morfica. Grazie a tutti e grazie anche agli sponsor che nomino brevemente per ringraziare Bimpiave, la ditta Cella De Dan, l'hotel Auronzo, la ditta Monti, l'ente cooperativo di Auronzo, la ditta Aldo Molin, l'hotel Panoramic, l'hotel Miravalle, Radio Club 103, ditta Bortoluzzi, ditta Fontana, ditta Wolf e Tecno Impresa. Grazie a tutti. Grazie Tatiana, devo dire che ormai oltre all'assessore alla cultura sei diventata anche un'amica, perché ormai ci sentiamo tutto l'anno e ci scambiamo anche diciamo, opinioni in merito agli eventi e non solo agli eventi ma soprattutto anche agli impegni nel sociale e soprattutto nei confronti dell'Africa, che è una passione che abbiamo che ci ha riunito in qualche modo, perché sia Tatiana ma anche l'associazione Amici di Cortina, devo dire che il suo impegno in Africa è molto presente e è importante. E stiamo cercando appunto di fare un grande collegamento non solo tra tutte le persone ma anche tra tutte le fondazioni che operano. Abbiamo cercato anche quelle più importanti, quelle più serie, come la Fondazione Rita Levi Montalcini che si occupa dell'istruzione nei paesi africani, come il QAM Medici per l'Africa che sorregge diversi ospedali, credo siano una decina in diversi paesi africani, e la Fondazione Pro Africa del Cardinal Tonini che praticamente sorregge quasi tutto il sistema sanitario e della maternità in Burundi. Però adesso siamo qui per parlare di Auronzo Incontra, e intanto ringrazio anche il sindaco, oltre che Tatiana, per averci permesso di fare questa seconda edizione di Auronzo Incontra dopo il successo della prima. Devo dire che noi come Cortina Incontra spesso facciamo un po' di fatica ad allontanarci da Cortina perché la manifestazione di Cortina è sempre più impegnativa. Però crediamo anche che allargare il pubblico e le presenze e permettere a tutti di avere un accesso alla cultura e ai personaggi che vengono anche a Cortina, ma portandone anche altri e diversi ad Auronzo, sia anche un modo per far conoscere e per essere presenti sul territorio. E adesso passo alla descrizione del programma. Il programma l'anno scorso erano 8 incontri, quest'anno ne abbiamo già messi in programmazione almeno 12, quindi sicuramente aumentiamo del 50% la presenza sul palco di Auronzo, però probabilmente saranno anche qualcuno di più. Ma come a Cortina il claim è l'attualità in vacanza, anche ad Auronzo ovviamente cerchiamo di portare l'attualità perché questa possa avere anche risalto sui media, sulla stampa, sui giornali, e soprattutto il pubblico sia più attento alle problematiche che ci circondano di tutti i giorni.
Il primo incontro è fissato già per questa domenica, il 2 di agosto alle 21, con Magdi Cristiano Allam, che presenterà il suo libro, mentre il giorno dopo, già lunedì 3 agosto, c'è un altro incontro dove si parlerà di scontro, incontro tra le regioni, e ne parleremo con dei personaggi molto importanti. Infatti ci sarà Fiamma Nera, anche parlamentare del PDL, Valentina Colombo, che è un importante islamista, e poi Stefano D'Ambuoso, che è responsabile delle attività internazionali per il Ministero di Grazia e Giustizia. Poi passiamo al 10 di agosto alle ore 18 e ci sarà un incontro soprattutto sulla salute e sulla prevenzione. Infatti sarà qui ad Auronzo il sottosegretario Francesca Martini, che è il sottosegretario alla salute, e insieme con lei ci sarà Umberto Tirelli, che è un famoso oncologo, e poi Domenico Palombo, che è il direttore dell'unità chirurgica vascolare dell'ospedale San Martino di Genova. E poi parleremo anche di spettacolo. Infatti ci sarà Sergio Camerino, che con il con dei suoi musica e parole ricorderemo la diva Marlene Dietrich, e lui ha scritto un libro al quale è legato anche un CD, e porta in giro per l'Italia questo piacevolissimo spettacolo. Il 13 di luglio ancora spettacolo, infatti la comica di Zeli, J.P. Cucciari, presenterà qui a Cortina il suo nuovo libro il 17 agosto. Come di consueto parleremo di arte insieme con Flavio Caroli, infatti terrà una lezione magistrale a Cortina. E poi un altro appuntamento importante è con una grande donna. Permettetemi ancora prima che una fisica, perché sto parlando di Margherita Hack, e credo che sia anche in questo anno, dove sono i 100 anni della festa della donna e si celebrano, lei credo che sia un grande esempio per tutte noi di come si svolge la propria attività e la propria professione, e soprattutto di quanto impegno ci si possa mettere e quale contributo possa essere dato alla scienza. E poi ancora il 27 di agosto non sarà qui ad Auronzo, ma sarà presso l'Istituto Pio XII di Auronzo, credo che sia Misurina, alle ore 10.30, Walter Veltroni. Walter Veltroni presenterà il suo libro, perché come sapete Walter Veltroni viene a Cortina a presentare in anteprima il suo romanzo, ma siccome questo romanzo è ambientato, una parte di questo romanzo è ambientata a Misurina, e quindi lui ha chiesto espressamente questa presentazione, e ha chiesto anche poi a mio marito se poteva in qualche modo presentare insieme con lui proprio nei luoghi dove è stato scritto questo romanzo una presentazione. Quindi siamo molto felici di poter fare anche questo evento. Ma poi non solo questo, ce ne sono almeno altri 4-5 in programmazione. Sicuramente sarà presente ad Auronzo anche Gianni Alemanno, abbiamo solo bisogno di capire in quale data viene, ma comunque Gianni Alemanno è un frequentatore di queste montagne, è sempre venuto ed è sempre molto amato in questa valle, e quindi ha accettato di essere presente quest'anno anche ad Auronzo. Parlerà della sua esperienza, credo, di sindaco, e magari, chissà, si confronterà anche con il sindaco di Auronzo, sicuramente. E poi sono ancora tanti gli altri personaggi, però ve li diremo solo, e seguiteci quando li avremo messi in programmazione, perché credo che altri nomi non sia giusto farli, perché poi magari non si tratta di dinieghi, ma di persone che non possono in qualche modo presenziare, quindi mi dispiacerebbe fare dei nomi che poi non saranno presenti sul palco di Auronzo. Ma seguiteci e vedrete che non sarete delusi. Grazie. Vorrei consegnare un omaggio floreale al prefetto Belluno, visto che domani è il suo compleanno. Facciamo tanti auguri di buon compleanno.